E rieccoci di nuovo in diretta per la maratona Donne e Lavoro di Le Fonti TV. Restiamo sempre nell'ambito, diciamo così, del mercato legale e delle pari opportunità all'interno di questo settore e lo facciamo con un esponente di spicco che è Patrizia Corona, vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense. Buonasera avvocato e benvenuta. Buonasera a lei e anche agli ascoltatori. Ecco, il suo intervento diciamo che è chiave all'interno di questo slot che abbiamo dedicato al mercato legale, alle donne avvocato, a tutte le difficoltà che stanno affrontando dovute chiaramente alla pandemia. Abbiamo sottolineato anche diciamo il cambio di passo da parte del Consiglio Nazionale Forense con queste ultime elezioni che hanno visto la giunta comunque diciamo trasformarsi, anche se poi la presidente Masi aveva già operato nel periodo precedente, come sappiamo. E le chiedo, avvocato, come avete avviato i lavori dal punto di vista delle pari opportunità? L'elezione, come lei già ricordava, della Presidente è un'elezione che va in continuità rispetto all'assunzione dell'ufficio di presidenza già negli scorsi anni. Quindi le politiche del Consiglio Nazionale Forense, le iniziative del Consiglio Nazionale Forense sono sostanzialmente in questi ultimi mesi in continuità rispetto a quelli che erano i progetti già iniziati all'inizio della consiliatura, quindi all'inizio del 2019, e a sua volta in prosecuzione a quello che è un impegno che il Consiglio Nazionale Forense, ma credo anche tutti gli organi istituzionali e territoriali dell'avvocatura, hanno in questi anni avviato sui territori. Io ricordo che le commissioni pari opportunità nei vari consigli degli ordini sono state istituite anche ben prima in molti fori della nuova legge professionale che è del 31 dicembre del 2012. Successivamente, praticamente tutti i consigli degli ordini hanno istituito i comitati pari opportunità, il Consiglio Nazionale Forense ha istituito una rete fra tutti questi comitati pari opportunità e con l'ausilio appunto anche della commissione, dei referenti e della rete ha implementato quello che era l'impegno che già negli anni precedenti era stato assunto per favorire non soltanto sostanzialmente un miglior assetto, diciamo, lavorativo delle donne avvocato, delle avvocate, ma soprattutto per favorire l'ingresso delle avvocate con le loro competenze tecniche nei vari settori della pubblica amministrazione, delle aziende private, per mettere a disposizione quelle che sono delle competenze specifiche, dei talenti che le avvocate sicuramente possiedono e che possono mettere a disposizione non soltanto della loro clientela, ma anche della collettività all'interno delle varie strutture, sia pubbliche che private, che richiedono una competenza specifica nel campo legale e giuridico. Le iniziative in questi anni sono state moltissime. Diciamo che da un punto di vista della comunicazione, questo nuovo ufficio di presidenza molto femminile, credo che dia un bel messaggio da un punto di vista proprio del cambio di genere anche all'interno delle istituzioni che l'avvocatura ha avviato di fatto negli ultimi anni, ma che la nostra legge professionale ha incentivato anche come partecipazione, favorito come partecipazione delle donne all'interno delle istituzioni. È un percorso che credo sia inarrestabile. Ricordo che ormai la presenza femminile nell'avvocatura ha raggiunto il 50%. E
è inferiore come rappresentanza di genere all'interno delle istituzioni, però ci avviamo anche nelle istituzioni a una progressiva presenza femminile, con quel che può comportare da un punto di vista appunto della valorizzazione di un punto di vista diverso e della messa a disposizione di competenze e professionalità anche femminili nell'ambito delle istituzioni, delle associazioni che caratterizzano l'avvocatura. Certo, sicuramente un passo molto importante, poi tra l'altro ricordiamo che la Presidente Masi è la prima Presidente donna del Consiglio Nazionale Forense, quindi La presidente donna. esatto, quindi insomma è un cambio di passo che abbiamo registrato e abbiamo anche registrato però diciamo così le difficoltà che stanno affrontando le donne avvocato, soprattutto anche in questi 2 anni di pandemia. Difficoltà proprio nello sviluppo della carriera che avviene, insomma, come abbiamo ricordato più volte, con la maternità. Le chiedo voi che tipo insomma, di necessità state ascoltando da parte delle donne avvocato? Sì, no, come lei correttamente ha evidenziato, viviamo e abbiamo vissuto questi ultimi 2 anni di grande difficoltà, credo come gran parte della popolazione, ma i lavoratori autonomi l'hanno sofferta in maniera particolare. E nell'ambito del lavoro autonomo, quindi nell'ambito dell'avvocatura, sicuramente i giovani e le donne sono coloro che sono stati più penalizzati da questo momento di grande difficoltà, difficoltà di lavoro, difficoltà ancora maggiore di conciliazione del lavoro con gli obblighi di cura e gli obblighi familiari. Per tutte, ricordo la difficoltà di conciliare gli impegni dei figli, magari minori, obbligati a seguire a distanza le lezioni e quindi che hanno obbligato i genitori evidentemente a svolgere, a rimanere in casa, a svolgere magari la loro attività con una connessione da remoto con lo studio. Nella maggior parte dei casi sono state le colleghe giovani con figli minori a dover assumere questo tipo di impegno domestico aggiuntivo che la pandemia ha imposto a gran parte delle famiglie italiane. C'è un dato che è un dato oggettivo, che è quello che ci viene dato dalla nostra cassa di previdenza e che fotografa ancora una situazione di grande difficoltà per il settore femminile. Settore femminile che nei momenti di crisi è quello evidentemente che si vede più di altri espulso dal mondo professionale. Viviamo in un momento in cui gli albi professionali non vedono più un incremento di iscrizioni, ma tante cancellazioni e purtroppo tante di queste cancellazioni riguardano proprio giovani donne, anche non giovani, anche professioniste, avvocate che anziché raggiungere come per tutti l'apice del successo professionale e anche dell'affermazione professionale intorno ai 40 e 50 anni, a quell'età scelgono di uscire dalla professione. È sempre una scelta di grande sofferenza, ma purtroppo imposta o da obblighi di cura o da difficoltà di tipo economico che evidentemente la pandemia ha acutizzato per molte. Il Consiglio Nazionale Forense ha cercato in questi anni di, soprattutto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento di Pari Opportunità del Presidente del Consiglio dei Ministri, di creare
diciamo, dei canali di comunicazione per mettere a disposizione della pubblica amministrazione, soprattutto per inserire nelle società con partnership pubblica le giovani colleghe, mettendo a disposizione della pubblica amministrazione il loro curriculum, per esempio. Io ricordo che soltanto in minima parte abbiamo oggi donne che fanno parte dei consigli di amministrazione delle società pubbliche e quindi abbiamo cercato come Consiglio nazionale di creare delle corsie, diciamo, non privilegiate, ma di conoscenza delle competenze delle donne avvocato, delle avvocate, soprattutto nel campo appunto del management delle società. La difficoltà di conciliare i tempi di lavoro e di cura è un problema che non è ancora stato completamente risolto. È un problema di tipo culturale e qui evidentemente è uno sforzo che l'avvocatura fa, però serve diciamo, uno sforzo collettivo, diciamo. Voglio ricordare in questo come sia importante anche un'educazione rispetto del genere, al rispetto delle professionalità e in questo il Consiglio nazionale è impegnato nei percorsi proprio di educazione alla legalità, che è anche educazione al rispetto dei diritti e all'eguaglianza di genere all'interno delle scuole. Perché credo che un cambio di passo da un punto di vista della conciliazione proprio dei ruoli e dei tempi di lavoro passi proprio attraverso un'educazione di tipo culturale. Sì, assolutamente, anche perché appunto deve arrivare questo cambio di passo, questo cambio di cultura proprio all'interno degli studi legali, no? Dove comunque le donne avvocato esercitano e dove spesso si trovano in difficoltà nella fase decisiva della carriera. Quello che noi registriamo è che gli studi, evidentemente in questi 2 anni, molti studi hanno avuto una contrazione notevole del loro fatturato e soprattutto gli studi con maggiori avvocati o collaboratori, perché anche questo è uno degli aspetti. Abbiamo tante colleghe che collaborano all'interno degli studi legali e la crisi economica ha fatto sì che molte di loro si siano ritrovate senza più un spazio lavorativo perché i grandi studi legali hanno ridotto il numero dei collaboratori o il numero degli associati e molti di questi liberi professionisti, di questi avvocati, sono appunto delle colleghe che evidentemente proprio anche forse nella considerazione di una loro maggiore difficoltà a essere presenti per impegni extra lavorativi, si sono trovate a dover ricercare o nuovi studi o nuove professionalità al di fuori dell'avvocatura. E questo è un qualche cosa che evidentemente ha penalizzato giovani, ha penalizzato donne e dispiace in maniera particolare. Assolutamente. Avvocato, io la ringrazio molto per la sua testimonianza, che ripeto è davvero importante per noi in questo contesto. Posso ricordare un'ultima Come no, assolutamente. cosa come impegno del Consiglio nazionale, ci tengo in maniera particolare. Abbiamo dedicato questa giornata dell'8 marzo all'ascolto delle donne che in questo momento soffrono per la guerra che è stata provocata nel loro paese dall'invasione russa. E quindi stiamo ascoltando in accordo con
il Ministero degli Esteri e con il nostro quotidiano, che è quello Il Dubbio, le voci delle donne, perché soprattutto sulle donne ricadono poi le conseguenze delle guerre. Stiamo ascoltando le donne che in questo momento con i figli stanno oltrepassando il confine dell'Ucraina, e a loro va la nostra solidarietà, va il nostro impegno, va anche la messa a disposizione delle nostre professionalità per quanto possa servire a coloro che giungono in Italia e hanno problemi di tipo legale da affrontare. Questo ci tenevo in maniera particolare a ricordarlo in questa giornata. Grazie Avvocato, assolutamente ci uniamo a voi in questa giornata così importante e insomma guardiamo al futuro, insomma in modo, cerchiamo di guardare in modo ottimistico, positivo. Bene, la ringrazio molto, l'Avvocato Patrizia Corona, Vicepresidente del Consiglio Nazionale Forense. Grazie a lei. E grazie anche ai nostri telespettatori, la maratona va avanti.